Oh, iniziamo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Passo la parola alla dottoressa Maggi. Cianiga, sì. Villa Fabrizio, Valbusera, Ferrari, Arienti, Sironi, Meni, Leorin, Paziente, Arrivato, arrivato. Lovenzana, Vergani, Riva, Lucene, Corbetta, non viene. Corbetta ha detto che ha mandato una. Soli, sì. Allora, inizio con il dire che purtroppo questa sera ci sono dei problemi con la diretta streaming. Funziona l'audio, ok, però purtroppo la diretta video questa sera non funziona. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 28 settembre 2017. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Uno. Nessun contrario, un astenuto. Passiamo al punto 2, esclusione di parti del territorio dall'applicazione della legge regionale numero 7 del 10 marzo 2017, recupero di vani e locali seminterrati esistenti. Parola all'assessore Viscomi. Buonasera. La legge regionale del 10 marzo numero 7, recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, come modifica dell'articolo 12 della legge regionale numero 22 del 10 agosto 2017, nella parte in cui prevede che il comune, articolo 4, comma 1, con delibera del Consiglio Comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutele paesaggistiche o igiene sanitarie, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, in particolare deriva dalla classificazione P2 e P3 del piano di gestione dei rischi alluvioni del bacino del fiume Po, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della disposizione della presente legge. Sempre visto l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione, ovvero da operazioni di bonifica o in corso o già effettuate. Inoltre, sempre l'articolo 4, comma 1, determina che i comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT, piano governo del territorio e di indicazione di gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrato. Vista la documentazione tecnica allestita dal settore di pianificazione costituita dalla relazione e dei vari elaborati cartografici, tavola 1, individuazione degli ambiti esclusi, tavola 2, carta delle parti del territorio escluse dall'applicazione della legge 7 del 2017, allegata alla presente deliberazione. Dato atto che in data 2 maggio del 2017, protocollo 10804, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, lettera comma 1, della citata legge 7 del 2017, sono state acquisite necessarie indicazioni anche da parte del gestore del servizio idrico integrato Brianza Acqua, raccolte come parti integranti nella relazione sopra citata. Sempre con l'articolo 4, comma 2, prevede che i comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale, e che in tal senso l'amministrazione comunale provvederà all'armonizzazione delle scelte di tutela del territorio che verranno assunte nelle future fasi di adeguamento dello strumento urbanistico. Rilevato che grazie all'approccio e in sede di prima applicazione della norma regionale, gli ambiti del territorio di Besana in Brianza, esclusi dalla possibilità di recupero dei vani seminterrati, esistenti sono gli edifici ricompresi nelle fasce pluviali PAI, sino al limite esterno della fascia C ricomprendente le aree di classificazione P2 e P3 del piano di gestione di rischio alluvione del bacino del fiume Po. Gli edifici collocati internamente o in stretta adiacenza
con le fasce di rispetto del reticolo idrico con sortile principale. Gli edifici posti in stretta vicinanza con ambiti interessati da situazioni di contaminazione, ovvero le operazioni di bonifica in corso e già effettuate. Sono sì, altresì esclusi tutti gli ambiti assoggettati dal vigente strumento urbanistica e pianificazione attuativa e che ogni ambito escluso è stato cartografato e localizzato con apposita simbologia nella tavola 2. Nella tavola 2. Basta, metto a votazione. Ci sono interventi? Allora, Pozzoli, Lega Nord. Pozzoli, Lega Nord. È una norma che non ci fa impazzire, sinceramente, perché non riteniamo consono il fatto che una persona possa vivere nel seminterrato. Allora vi vogliamo fare una proposta, se ce l'accettate. In ambito di revisione del PGT, visto che dovrete prepararlo nuovo, prevedere le altezze massime delle cantine dei seminterrati a 2,39 m, perché la norma prevede che debbano essere alte almeno 2,40 per poter essere poi abitabili. Qual è l'obiettivo? Forse questa è una norma che va bene per Milano, per le grandi città. Secondo noi non va bene per Besana, non va bene mandare la gente a vivere in cantina. Per cui, per quello che c'è già, va bene. Per quello che è stato escluso per la norma di legge, va bene. Per quello che avete deciso di escludere, perché è in fase di realizzazione, va bene. La proposta è proprio una questione meramente, ovviamente, tecnica, però di fondo c'è una visione, no? Cioè, o meglio, un'idea di abitabilità, diciamo così, no? Sul nostro territorio, che secondo noi non è, va quantomeno tutelata. Per quello che invece dovrà essere, l'obiettivo è magari quello di evitare certe cose che abbiamo visto negli anni scorsi con la realizzazione dei sottotetti, e anche per appunto tutelare un pochino la vivibilità dei luoghi sul nostro territorio. Sappiamo che è una legge regionale, però non è che dobbiamo applicare, abbiamo questa possibilità. Quando faremo il PGT. Non si sente? Ah, non hai capito. Ah, in sostanza la legge cosa dice? Cioè, se le cantine, correggimi se sbaglio, Viscomi, le cantine sono alte almeno 2,40 m, possono essere rese abitabili, no? È al contrario quello che era successo con i sottotetti qualche anno fa. Allora, secondo noi far andare a vivere la gente in cantina non è il massimo della vita. Perché ci sono tutta una serie di... Cioè, possiamo immaginarlo tutti, cioè non è che bisogna essere un tecnico, un architetto, no? Allora, la proposta che vi stiamo facendo è, visto che c'è il limite dei 2,40 m, e visto che già la norma dice, per quello che esiste, deve essere così com'è. Insomma, per chi l'ha fatto in buona fede negli anni passati, rimane così com'è. Ci sono poi una serie di caratteri prescrittivi per cui bisogna evitare di rendere abitabili i seminterrati in certe zone, sono già stati esclusi nelle mappe che abbiamo ricevuto. Inoltre la Giunta ha deciso di escludere gli ambiti di realizzazione. Io vi dico, estendiamo questa scelta di escludere gli ambiti di realizzazione su tutti i prossimi interventi, come il PGT ci dà uno strumento, e cioè quando rifaremo il PGT prevedere di realizzare le nuove cantine solamente fino ad un massimo di 2,39 m, cioè un centimetro in meno di quello che rende abitabile questa norma che stiamo per approvare questa sera, le cantine. Perché? Per una roba che a me sembra semplicemente buonsenso, per non mandare le persone a vivere in cantina e per evitare poi, ripeto, quello che abbiamo visto in taluni casi, cioè di sottotetti realizzati che dopo qualche anno diventavano abitazioni. Per anche togliere, perché poi queste cose si sono poi tradotte, cioè queste trasformazioni si sono tradotte in discussioni in consiglio comunale, eccetera. Evitiamolo fin da subito e soprattutto io posso capire la gente che va a vivere magari in un sottotetto, in una mansarda, meno in una cantina, sinceramente. Per cui probabilmente questa è una norma che andrà bene a Milano o nelle grandi città.
Secondo noi a Besana non è il massimo della vita. Allora la proposta che vogliamo farvi è, se decidiamo insieme, noi ci stiamo, stralciamo per le prossime realizzazioni, non tutte, non solo quelle previste, che poi tra l'altro è un passo che va nella direzione che avete già compiuto come giunta, di evitare per le prossime realizzazioni che venga applicata questa norma. È una possibilità che abbiamo, perché è vero che è una norma regionale, però all'interno del, del nostro PGT possiamo decidere noi per il nostro territorio. Non sei costretto, Viscomi, a rispondermi subito questa sera. Ci ragionate, però questa è la proposta che vi stiamo facendo. Su questa cosa bisogna ragionare insieme. Assessore Viscomi. Chiedo scusa, Assessore Viscomi. Su questa cosa credo che sia importante parlarne insieme, trovare una quadra della situazione. È chiaro che la legge regionale va a fare, a normare come il recupero dei seminterrati, ma è anche vero che va a dare delle prescrittive di che cos'è un seminterrato e che sono le altezze. E quindi, ecco. Dico con cognizioni di causa, nel senso che abbiamo guardato. Consigliere Vergani Mario. Sì, un piccolo intervento a favore della delibera, no? Per come, anche come dichiarazione del voto e anche per dire che appunto come decisione qui che si prende è quella, vorrei dire, di un'estensione, diciamo così, di un'esclusione in più aggiuntiva rispetto alla legge regionale sul recupero di vani, che va nella direzione appunto di un'attenzione maggiore per appunto le questioni relative alla sicurezza, perché appunto l'esclusione delle parti del territorio riguarda quelle parti del territorio che hanno a che fare appunto col problema idrogeologico. Ecco, giusto per ribadire che qui c'è un'attenzione in particolare nostra rispetto appunto a questioni di sicurezza e quindi la decisione di estendere appunto, di escludere, di estendere, essere più restrittivi, diciamo così, rispetto alla legge regionale. Consigliere Galbusera. Galbusera, Partito Democratico. No, vorrei chiedere all'assessore, ma i piani attuativi che sono attivi adesso sono vincolati da questo oppure dovremo andare a discuterli ancora dopo? No, come tu vedi, i piani attuativi in corso di attuazione e quelli non partiti sono vincolati. Consigliere Giovanni Redelli. Anche un'altra piccola cosa, no, questo, dato che la legge parla che debbano essere anche sottoposti a i parametri areo-illuminotecnici, no? Quindi questi avete già visto che valori debbano avere, o manteniamo quelli attualmente in essere, cioè un ottavo o un decimo? Chiedo scusa, Assessore Viscomi, sui parametri la legge dice già le restrittività di legge, quindi io non sono io a definire, sono già definiti dall'ASL il rapporto aereo-illuminante, tutto quanto già la legge dà una norma tecnica ben precisa di che cos'è un seminterrato che può essere adibito a. Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. L'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della legge regionale numero 7 del 10 marzo 2017 per quanto riguarda il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti. E nessun contrario. Passiamo al punto numero 3. Approvazione di bozza di convenzione tra il Parco regionale della Valle dell'Ambro e di comuni di Barzago, Barzanò, Besana in Brianza, Bulciago, Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza e Renate per la gestione del parco locale di interesse sovracomunale agricolo della Valletta. La parola all'assessore Cecchetti. Buonasera a tutti. Sì, voi sapete che la legge regionale 28 del 2016, nell'ambito della riorganizzazione e riforma delle aree protette, prevedeva per i plissi esistenti tre opzioni. Numero uno, dichiarare l'autonomia, dichiarare e dimostrare l'autonomia del plis stesso. Numero due, sciogliere il plis e quindi far venire a meno la tutela di parco locale di interesse sovracomunale. Numero tre, che poi è la scelta che è stata fatta dal plis della Valletta, quello di convenzionarsi con un parco regionale. È stato scelto il Parco regionale della Valle dell'Ambro
per ovvie ragioni di continuità territoriali e anche perché due comuni di quelli membri del PLIS sono in realtà già soci del Parco della Valle dell'Ambro. Sto parlando ovviamente di Besana e di Cassago. Cosa prevede la convenzione? La convenzione prevede, sulla base poi della legge regionale, che le funzioni gestionali e amministrative del PLIS stesso vengano da domani svolte dal Parco regionale della Valle dell'Ambro, che è ovviamente molto più strutturato di quella che era la consulta del PLIS odierna, che sarà in grado di fare un piano pluriennale degli interventi, di ricercare dei fondi, insomma di amministrare al meglio e meglio di oggi, se posso dirlo, quest'area protetta. La convenzione è già stata deliberata dal Comune Capofila di Cassago, oggi la deliberiamo noi. Nel corso di questi ultimi mesi dell'anno tutti gli altri comuni delibereranno in Consiglio Comunale questa stessa convenzione, e dopodiché la si firmerà insieme al Parco regionale e si entrerà a pieno titolo in questa nuova gestione del PLIS per una durata di 3 anni. Sono previste nella convenzione degli organi di indirizzo e controllo nei confronti del Parco regionale, per cui verrà istituita una consulta composta fondamentalmente da quegli stessi soggetti che ad oggi al PLIS si riunivano, quindi sindaci o loro delegati, che si riuniranno con il presidente del parco o suo delegato e daranno tutti gli indirizzi di gestione del parco stesso. Una particolare attenzione è stata rivolta anche a quelle che sono le associazioni o soggetti diversi che quel territorio ad oggi lo vivono, l'hanno vissuto e lo mantengono fondamentalmente, e mi riferisco in particolare all'associazione Amici della Valletta, che insieme ad altri soggetti, sempre delegati dai comuni, avranno uno scopo propositivo attraverso quello che nella convenzione viene definito comitato del PLIS e anche di controllo di quanto effettivamente fatto poi dalla parte direzionale amministrativa. Viene prevista un ristoro delle spese di gestione del parco al parco di 5.000 euro per il primo anno. Poi avete visto che è stata inserita una clausola che impedisce di andare oltre il 25% del bilancio complessivo del PLIS, perché l'ottica è quella di anche, ma non solo, razionalizzazione della spesa. E niente, direi che questo è il cuore di quella che sarà la nuova convenzione. Mi auguro e credo che porterà a dei risultati più visibili sul territorio del PLIS. E niente, chiedo il voto favorevole. Allora, prima volevo tornare un attimo sul punto all'ordine del giorno precedente, perché dobbiamo anche votare l'immediata eseguibilità, perché ha la scadenza domani, se non mi sbaglio. Quindi votiamo l'immediata eseguibilità. Chi voti favorevole? Contrari? Astenuti? 3, come prima. Se c'è il dibattito per il punto, no? Mettiamo in votazione il punto numero 3, l'approvazione di bozza di convenzione tra il Parco della Valle regionale dell'Ambro e i comuni di Barzago, Barzano, Besana, Bulciago, Cassago, Cremella, Monticello e Renate per la gestione del parco locale di interesse sovracomunale agricolo della Valletta. Voti favorevoli. All'unanimità. Qui non c'è bisogno dell'immediata eseguibilità. Okay. Passiamo alle mozioni. Mozione di protocollo 25016 del 2 ottobre 2017 del gruppo consigliare Lega Nord. Pozzoli, la leggi? Sì, se vuoi informo anche io. Cioè, allora, questa materia nello specifico non è di competenza del Consiglio Comunale, ok? Quindi vabbè, adesso faccio leggere la mozione al consigliere Pozzoli. So già che questa mozione è stata portata in commissione urbanistica ed è stata votata, poi dopo eventualmente dirò l'esito della votazione. Prego, consigliere Pozzoli. Allora, considerato che l'articolo 5 del regolamento delle commissioni comunali permanenti recita: la convocazione delle commissioni è disposta direttamente dal presidente. L'articolo 15 del regolamento per il funzionamento del consiglio attribuisce l'istituzione delle commissioni al consiglio
che durante la discussione del Consiglio Comunale del 28 settembre 2017 si è rilevata la mancata convocazione della Commissione Urbanistica da un anno senza ricevere risposta alcuna né da parte del Sindaco né da parte dell'assessore competente né da parte del Presidente della Commissione. Rilevato che l'ultima convocazione della Commissione Urbanistica risale all'11 ottobre 2016, risultando quindi non convocata da un anno, che nel frattempo è stato adottato il piano attuativo Balpi 1, già oggetto di una raccolta firme, iniziative consigliari e ampia discussione nella nostra comunità, in data 23 dicembre, senza mai procedere però col naturale iter che prevede la pubblicazione necessaria per la partecipazione e approfondimento, nonché la possibilità di presentare osservazioni dei cittadini e la successiva approvazione, tutto senza mai convocare nel corso di questi 10 mesi la commissione stessa. Rilevato che la Commissione Urbanistica non è stata convocata nemmeno per visualizzare ed esprimere parere per l'intervento IEU di via Zappa approvato il 30 giugno 2016, e rilevato che la Commissione Urbanistica non è stata convocata nemmeno per visualizzare ed esprimere parere nemmeno per l'intervento Casa R1 approvato dalla Giunta il 7 aprile 2016, e rilevato che almeno 2 dei 3 interventi sopracitati, oltre ad essere stati gli interventi edilizi più rilevanti dell'anno trascorso, sono profondamente incisivi sul tessuto urbano della nostra città, il Consiglio Comunale invita il consigliere Ernesto Galbusera a dimettersi dalla presidenza della Commissione Urbanistica. Allora, ovviamente dopo la mia mozione la Commissione è stata convocata per il punto 2 di questa sera. Siccome sono stato il primo a chiedere rispetto con questa mozione per i commissari della Commissione Urbanistica, sono stato il primo a doverlo dare e ho fatto aggiungere io alla Commissione Urbanistica della settimana scorsa il punto all'ordine del giorno. Come ho spiegato ad Ernesto, il punto non è tanto il merito. È vero che sono 3 interventi urbanistici, sono sicuramente i più importanti della vostra legislatura e non sono passati dalla Commissione. È vero che nella precedente amministrazione, pur essendo in vigore la legge sopra sullo stesso quadro normativo, l'assessore precedente presentava sia in commissione che in consiglio le novità urbanistiche. Però il punto era che sono dovuto arrivare alla mozione, che sapevo non doveva essere votata dal consiglio perché appunto è una proposta che va fatta alla commissione, perché non è naturale e non va bene che la commissione non venga convocata per un anno, soprattutto, ripeto, quando sorgono i 3 interventi urbanistici più importanti della vostra amministrazione. Vi ripeto sempre che non siamo noi a riempirci la bocca di trasparenza, eccetera. Questo era uno dei casi, uno dei motivi. Per di più, aggiungo rispetto a quello che ho detto l'altra sera, io la mozione l'ho presentata perché parlando nell'approvazione del DUP della commissione stessa, non ho avuto risposta né dall'assessore né dal sindaco né dal presidente, e allora mi sono chiesto: devo arrivare a fare la mozione? E allora ho fatto la mozione. Il motivo per cui la faccio è sempre lo stesso dell'interrogazione che viene dopo. Discuto anche quella subito, così almeno risparmiamo un sacco di tempo. Vabbè. È lo stesso dell'interrogazione che viene dopo. Ma cioè, che chi sta lì, che amministra, non può permettersi il lusso di comportarsi con faciloneria, perché se no dall'altra parte, l'impaziente, lo dico a te adesso e non più a Ernesto, dall'altra parte se uno scrive una cosa non vera sul Besanese, no, pensa non, di non, allora ne parliamo, vabbè, ci sono c'è il tempo per allora. Va bene. Allora, la mozione però, l'ho presentata per questo motivo, è stata ovviamente consigliere Pozzoli, me. Io vabbè, allora, per trasparenza, per correttezza, in legittimità, ho portato la mozione in consiglio comunale. Adesso stai praticamente ripetendo quello che hai già detto nel consiglio comunale scorso, ok? Sono le stesse parole che stai dicendo. No, perché ho detto che non è questione di merito, l'altra volta ero nel merito, questa è questione di merito. No, ho capito, però è una questione che... la commissione non costava niente, ho capito. Tutto però, lì. Allora... E spero di non dover arrivare ad una mozione fra un anno se dovesse essere approvato qualche altro strumento urbanistico così rilevante. Immagino penso che non ci sia il problema, perché uno. Mi sembra che... Aspetta, do lettura della votazione che è stata fatta in commissione, così almeno tutti i consiglieri sono avvisati. Allora, favorevoli alla mozione 1, il consigliere Pozzoli, contrari 3 consiglieri, Galbusera, Impaziente e Arienti, e astenuti gli altri 3 consiglieri, Rivalcide,
Corbella e Redaelli. Naturalmente sapete che nelle commissioni il voto è ponderato, quindi vabbè, la votazione poi assume un valore diverso da quello numerico. Detto questo, una piccola, piccolissima replica da parte del consigliere, giustamente, Galbusera, visto che era il diretto interessato, dopodiché passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. E che non si deve votare questo. No, Galbusera del Partito Democratico, niente. Leggendo la mozione del nostro consigliere Emanuele, parla del primo articolo della convocazione, però si ferma solo la prima riga, il quale invece dice che a richiesta di almeno due dei membri, di quali indicheranno nella richiesta stessa gli argomenti da sottoporre. Già sempre la stessa discussione che abbiamo già fatto in commissione questa, perciò è inutile ribadire tutto quello che sta ancora rimandando adesso tutto il discorso. Ecco, io direi chiudiamola lì, che abbiamo capito qual è il senso della commissione e qual è il senso dove andiamo a arrivare, nel senso che tutte le volte che convochiamo la commissione urbanistica o penso anche le altre commissioni, sono cose anche che dovremmo riportare in consiglio comunale. Se in questo anno non c'è stato, così come leggo, degli atti migliorativi di queste procedure, Balgano, via Zappa, il supermercato e Casaretto, queste situazioni che loro indicano come, cioè è inutile convocare la convocazione. Ecco, mi ritengo, perché sono anche un po' scocciato delle cose che vengo sempre additato, certe cose di mancanza di democrazia. Invece mi sembra di essere sempre stato pronto e intervenire in qualsiasi problema, perché guardando anche tutte le volte che abbiamo convocato le commissioni, noi ne abbiamo convocate 14, non 17 come ti ho detto l'altra sera, 14 in questi anni, e loro ne hanno in 5 anni 17. Ma con questo non vuol dire, perché se ci sono tanti temi potremmo anche discuterne anche 5 anni. Perciò io penso che ogni volta è bello dimostrarci e confrontarci quando è utile. Allora, passiamo alla mozione numero 26971 del 20 ottobre 2017, sempre presentata dal gruppo consigliare Lega Nord. Pastore Emanuele, vai alla lettura. Ce l'hai? Ce l'ho qua, eh? Richiamata la mozione con oggetto problematiche relative alla sicurezza sul comune di Besana, istituzione di una commissione speciale per la sicurezza del territorio, promozione della sicurezza partecipata e altre misure del dicembre 2014. Richiamata la mozione con oggetto aiuti comunali per l'installazione di sistemi di sicurezza o impianti di allarme e videosorveglianza di febbraio 2016. Richiamata la mozione relativa al tema dell'accattonaggio del settembre 2016, preso atto che continui e ripetuti episodi di cronaca rendono quanto mai evidente quanto fosse avveduto di buonsenso agire per tempo al fine di arginare una sempre più dilagante senso di insicurezza nella popolazione besanese, preso atto che risulta evidente il peggioramento del decoro e del rispetto dei cimiteri comunali da parte di questuanti e venditori abusivi, preso atto che risulta evidente il peggioramento del decoro e del senso di sicurezza durante il mercato settimanale del mercoledì per via della presenza di un numero eccessivo di questuanti, considerato che il dovere di un'amministrazione comunale non può limitarsi unicamente agli appelli alla popolazione al fine di evitare l'acquesto e l'acquisto di prodotti dai venditori abusivi e che per far fronte al crescente senso di sicurezza nella popolazione besanese si rende quanto più necessaria una politica proattiva e non limitata al mero acquisto di strumentazioni utili alla polizia locale e alle forze dell'ordine. Il Consiglio Comunale impegna la Giunta a disporre un'ordinanza sindacale che vieti l'acquesto, l'accattonaggio e il bivaccamento negli spazi pubblici, ad esempio l'intralcio per il libero transito dei cittadini presso gli incroci nei giardini e presso i cimiteri, che vieti inoltre la vendita di beni sulla strada e tutti i comportamenti che determinano scadimento della qualità urbana, ad esempio la molestia ai cittadini, in particolar modo a donne e anziani, sul territorio comunale. Oltre alle sanzioni pecuniarie che sia previsto nei casi considerati da norme in vigore, anche il cosiddetto DASP urbano, ai sensi della legge 48 del 2017. A disporre con urgenza una migliore e più adeguata illuminazione pubblica nelle zone più sensibili e oggetto di furto segnalate dai cittadini, ad esempio la Violetto,
un'ulteriore presenza della polizia locale nelle ore dell'imbrunire sul territorio comunale e a predisporre una commissione di sicurezza che valuti l'efficacia dei nuovi strumenti regolamentari e che valuti ulteriormente ulteriori forme di intervento. Consigliere Corbella, Movimento 5 Stelle. Corbella, Movimento 5 Stelle. Io sarei d'accordo su quasi tutte le cose scritte nel dispositivo della mozione della Lega, ma attiro la vostra attenzione sulle prime parole del dispositivo, quando dice: il Consiglio Comunale impegna la Giunta a disporre un'ordinanza sindacale che vietui la questua. Allora, rispetto a questo c'è un profilo di incostituzionalità. Un vecchio articolo del codice penale che dichiarava illegittima la questua è stato dichiarato incostituzionale nel 1995. La Corte Costituzionale ha proprio detto che non è possibile considerare illecita una richiesta di elemosina fatta per ottenere umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento di carità e non idoneo a intaccare l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Dopodiché è vero che non in relazione alla questua in particolare, ma se la questua viene fatta con certe modalità ci sono dei profili di reato che non sono però il reato e la questua, ma sono sfruttare anziani o disabili per far loro chiedere l'elemosina, perché può configurare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, oppure chiedere in maniera insistente soldi può integrare il reato di violenza privata, oppure utilizzare animali può rappresentare una forma di maltrattamento degli stessi, penalmente rilevante. Allora, quello che non è assolutamente votabile, secondo me è da respingere in toto, di così come è formulata la mozione ora, è il fatto che non fa questa distinzione. E sembra che qui si chieda di fare un'ordinanza tout court contro la questua, che fra l'altro produrrebbe un abuso doppio, perché è evidente che se a fare la questua fosse una persona che conosce le leggi potrebbe rispondere al vigile o a chi glielo contesta: guarda, adesso andiamo al TAR e io la vinco questa causa. Mentre invece chiaramente se è un poveraccio che viene avvicinato dal vigile che gli dice tu cur qui nel nostro comune tu non puoi chiedere l'elemosina, è chiaro che questo qui non ha la possibilità di dare una risposta pertinente. Ripeto, tutti gli altri aspetti del dispositivo della mozione, compreso i problemi di sicurezza, i problemi di illuminazione, certe situazioni di vendite abusive, eccetera, sono secondo me apprezzabili, ma c'è questo punto che assolutamente fa cassare la mozione se non viene cambiato o meglio tolto. Consigliere Vergani, insieme per Besana. Mario Vergani, insieme a Berbesana. Intanto la prima cosa che direi è, proprio per capire meglio la mozione, no, vorrei chiedere una serie di chiarimenti rispetto appunto a quello che avete scritto, no? Allora, iniziate col scrivere che di un dilagante senso di insicurezza. Adesso vorrei, la prima cosa che vorrei chiedere appunto, che cosa intendete con appunto dilagante, no? In che modo l'avete misurato questo dilagare? E poi vorrei chiedere appunto con quali strumenti avete misurato una cosa così vaga come appunto il senso di sicurezza. Questa è la prima domanda che vi faccio. Poi un'altra seconda domanda, appunto, scrivete di un peggioramento del decoro. E allora anche qui vi chiederei appunto una definizione appunto di cosa definite di per decoroso. Terzo punto ancora. Siete contro il bivaccamento negli spazi pubblici per l'intralcio al libero transito dei cittadini. Anche qui appunto vorrei appunto un chiarimento, cosa intendete con bivaccamento, se non si devono sedere. Faccio un esempio appunto, voi sapete, per esempio, uno tra i tanti, ci sono dei ragazzi fuori dalla stazione di Besana, un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 17 a occhio, non di colore, non venuti da fuori, appunto nostri figli, sono besanesi, sono quei ragazzi che avete presente che girano con lo skateboard, no? Giocano lì, sono seduti a parlare esattamente dove c'è il passaggio, no? E infatti quando passano quelli che scendono dal treno devono evitarli. Ecco, anche vorrei chiedere se anche questo rientra appunto nell'ordinanza contro il bivaccamento che proponete, appunto se intendete anche un DASPO urbano nei loro confronti. Poi un'altra cosa, appunto, scrivete di tutti i comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana. Anche qui vi chiederei di definire cosa intendete con scadimento della
qualità urbana. Poi scrivete tutti i comportamenti, allora giusto per non escludere appunto nessuno di tutti questi comportamenti, immagino che voi abbiate una lista precisa di tutti questi comportamenti, e appunto se l'avete, se ce la volete presentare in questa sede, questa lista di comportamenti che a vostro esclusivo giudizio danno adito a uno scadimento della qualità urbana. Ora, se ultima cosa adesso in questo primo giro, insomma, diciamo così, se rimaniamo al percepito, noi abbiamo fatto un giro delle frazioni, nel giro per le frazioni che abbiamo fatto in questo periodo e che ci hanno fatto incontrare tanti cittadini, qui sono state evidenziate diverse questioni specifiche, appunto il marciapiede, l'albero, tutte queste cose importanti. Devo dire che nessuno ha manifestato questa preoccupazione, quantomeno questo dice che il dilagare, questo concetto di dilagare che voi appunto date come oggettivo, pare un po', diciamo così, improprio. Ecco, direi che verrebbe fuori con una certa forza il problema, no? Arriva il CIDE, arriva il sindaco. Allora, premesso che io personalmente non è che sia favorevole al fatto della DASPO, eccetera, eccetera, però volevo chiedere al consigliere Vergani, ributto la domanda che faceva il consigliere Pozzoli, perché dopo do una risposta alla domanda che faceva Pozzoli, con quali metriche misura invece la sicurezza urbana? Cioè, sente le persone parlare che si sentono sicure oppure no? Cioè, con quali metriche sta misurando e rispetto a che cosa? Rispetto a un anno fa, rispetto a 10 anni fa, rispetto a 50 anni fa? Vuole una misura? Gliela do io. Vada a vedere, prende i numeri di quanto investono le persone, prende dall'anno 80, si domandi quante persone avevano gli allarmi alle finestre, le porte blindate e quanto ce l'hanno adesso. Questa secondo me è una misura del quanto poco la gente si senta sicura. Basta che vada in giro a chiedere alle persone se si sentono sicure, tranquille, e io lo faccio, a mandare i loro figli a scuola come avveniva 30 anni fa o loro stesse a girare per la città alla sera, e magari sentirà dire più adesso rispetto al passato che si sentono insicure. Questo secondo me è una misura dell'insicurezza. Poi possiamo discutere quali sono le misure, se le misure del DASPO siano misura per maggiore sicurezza, perché secondo me io non sono convinto personalmente che avere l'allarme alle finestre o avere i vetri antisfondamento sia una misura poi di sicurezza. Probabilmente sì per qualcuno percepita, però se uno va in giro a parlare, sappiate che, parlo di Besana in generale, l'insicurezza percepita poi è sbagliato, quella percepita è molto maggiore, e basta guardare i numeri di quanto la gente investe su sistemi considerati di sicurezza. Consigliere Vergani. Sì. Beh, dunque, io direi che c'è questo punto che ho sottolineato, e adesso ne vorrei introdurre un secondo, no? Che secondo me va un po' al cuore della va un po' al cuore, no, a meno che non vuoi rispondere, che va al cuore un po' della questione. Io come l'impressione che tutta la, no, l'impressione, mi sembra evidente che tutta la vostra mozione si basa su una, intenzionale, e ripeto intenzionale, confusione, direi anche mistificazione. Voi vi richiamate alle precedenti mozioni sulla sicurezza, quelle del 2014 e 16, e proponete di predisporre una commissione sicurezza e mettete insieme il tema della sicurezza con le questioni generiche, quelle di prima, relative al decoro, ripeto generiche. È chiarissimo quando, dopo aver parlato di scadimento della qualità urbana, introducete l'idea del DASPO, no? Cioè si fa confusione, espellere temporaneamente per ragioni di decoro, non si capisce bene, no? Come già in una serie di vostri interventi precedenti, quando per esempio sul Besanese dell'ottobre del 2016 avevate scritto, dentro e fuori al mercato si trovano accattoni, parcheggiatori, abusivi e molestatori. Per questo motivo, poi una serie di frasi, per questo motivo possiamo facilmente prevedere tra qualche settimana, quando cambierà l'ora, la recrudescenza dei furti nelle case. Questo ve l'avevo già sottolineato, questo vostro collegamento. Allora, in questa vostra mozione continuate su questa linea e suggerite di nuovo un collegamento falso, appunto, tra la questua e i comportamenti criminali. Oltre ad essere proprio scorretta l'impostazione, ecco, questo è il punto che dicevo prima, su cui vorrei tornare col discorso del CD prima, no? Non c'è nessun dato quantitativo.
è tutto basato sul senso di, tutto completamente arbitrario. Voi sapete bene che quando noi abbiamo organizzato l'incontro con il comandante di zona dei carabinieri e con il comandante della polizia locale, questi avevano già smentito totalmente le vostre precedenti mozioni, le vostre precedenti tesi, sostenendo che non c'era nessun incremento dei reati predatori a Besana. Continuate ad omettere questo dato che è l'unico dato importante. Allora, visto che adesso li riproponete e testardamente, nonostante le smentite, ora io vi chiederei di dire quali sono i nuovi dati quantitativi, non voglio cose vaghe come quello che ho sentito prima della vostra mozione, nuovi dati quantitativi, ripeto, dati quantitativi che supportano la vostra richiesta. Se non avete nulla a supporto, significa che volete di proposito, questa è la mia tesi, la mia conclusione, guastare il clima sereno, perché a Besana c'è un clima sereno. Mi dispiace dirlo ancora una volta, ma per portare a casa una manciata di voti. Vuoi rispondere? Finché non nessuno mi alza la mano. Rispondo io. Okay. Vabbè, ringrazio Mario che mi dà l'occasione di spiegare meglio la mozione, se evidentemente non l'ha capita. Allora, intanto a Corbella dico una cosa, la mia mozione non l'ho fatta io, il dispositivo è l'ho copia-incollato, e non ho vergogna di dirlo, da una delibera della giunta di Monza, del sindaco Allevi, dell'assessore Arena. Di solito le delibere, quando vengono scritte, non vengono scritte dai politici, vengono scritte dai tecnici. In questo caso immagino ci sarà stato qualche funzionario del comune di Monza, molto più avveduto di me, probabilmente Marco anche di te, che non avrà sbagliato a fare la delibera. Detto questo, non mi straccio le vesti sul DASPO, è solamente perché ho citato le altre mozioni all'inizio, per dirvi che è dal 2014 che vi diciamo fate qualcosa, perché non fare niente non va bene, e questo è solamente l'ennesimo esempio. Vi stiamo proponendo una serie di cose diverse per dirvi, secondo noi c'è un problema, se noi fossimo lì lo affronteremmo, e probabilmente questa è una serie di misure che noi adotteremmo. Addirittura Alessandro prevedeva in uno un incentivo da parte del comune per mettere le inferriate. Io non so se saremmo mai arrivati a tanto, però è una serie di idee che ci sono venute durante questi anni. Ti faccio un esempio semplice. Quando tu dici che io mi ero dimenticato di quell'articolo dell'ottobre dell'anno scorso che ho fatto io, quando dicevo fra un po' cambia l'ora e ci saranno i furti, la settimana dopo ho rubato a casa dei miei genitori. Forse in me il senso di insicurezza è accresciuto. Però ti do un dato quantitativo, te ne do uno solo, basato solo sulla mia memoria d'uomo, che purtroppo, o per fortuna, torna indietro al massimo 34 anni fa. Che io in via Vittorio Emanuele, cioè nel centro centrissimo di Besana, uno scippo conseguente a spaccio non me lo ricordo. Ad esempio. O che semplicemente una giornalista che ha appena iniziato a lavorare a Besana va a farsi un giretto con l'intenzione forse anche di fare il libro cuore, glielo dico alla Federica perché so che mi sta ascoltando, scopre un'altra cosa, forse con ingenuità, non lo so, che a un certo punto un questuante gli dice alla fine: questo è il mio lavoro, io ho un boss. Allora queste cose mi allarmano, queste cose mi infastidiscono anche, se vuoi saperlo, che ci sia qualcuno che sfrutta sti ragazzi per andare a fare la questua e che poi si tiene i soldi. Queste cose non mi piacciono. E se fossi io lì, le affronterei in un modo o nell'altro. E perché ti dico che io metto insieme nella stessa mozione i furti con quello, con la questua, con la presenza di venditori abusivi? Intanto perché la vendita abusiva dei fiori al cimitero è un furto, ma non per chi compra i fiori, per il fiorista di Besana, che si è anche lamentato pubblicamente perché dice: non è possibile che io continui a pagare le tasse, rispettare gli orari, rispettare i locali di lavoro, e poi c'è qualcuno perfino dentro il cimitero che si mette a vendere i fiori. Ecco,
quello è un furto, secondo me. Perché se nel mio paese una signora anziana non si sente sicura, me ne basta una, me ne basta una. Non si sente sicura ad andare al cimitero perché si sente importunata da qualcuno che gli chiede i soldi o che gli vuole vendere i fiori. Per me quello è già un senso di insicurezza che io, se sono seduto qua, ho il dovere di affrontare. È un'impostazione politica, te lo concedo, perché a te certe cose urtano meno, forse addirittura piacciono, a me invece non piacciono. Però quando mi tocca anche leggere, vedere che nella stessa settimana abbiamo i furti, tra l'altro è cambiata l'ora e sono già ripresi, abbiamo lo spaccio, abbiamo le persone che non si sentono sicure ad uscire in centro di Besana dopo una certa ora perché ci sono facce che non riconoscono, io lì sento il dovere di intervenire e, se necessario, come ho scritto in un punto del dispositivo, mandare la polizia all'imbrunire. Cosa vuol dire? Che nei momenti di maggiore difficoltà, cioè quando fa buio, soprattutto in questo periodo, secondo noi è necessario e doveroso garantire una maggiore presenza della polizia locale. Per cui, per il bivaccamento, scusa, mi sono dimenticato, intendevo dare uno strumento alla polizia locale per intervenire agli incroci, ad esempio, oppure lo scadimento della qualità urbana. E ho fatto questo riferimento perché so di un episodio in cui c'erano delle persone che urinavano nei parchetti qua, nel giardino, insomma, lì davanti, tra il muro di Villa Filippini e via Vittorio Emanuele. Sono tutti strumenti che l'amministrazione comunale, secondo noi, dovrebbe dare alla polizia locale per intervenire. Ma soprattutto il primo strumento è la volontà, che evidentemente da parte vostra non c'è. A me dei voti, sinceramente, come dici tu, non me ne frega niente. Io ho già detto mille... Guarda, ti faccio un esempio, quello di prima, no? Quello di prima. Cioè, quando vi ho proposto addirittura di non rendere... abitabili, magari dà fastidio a qualcuno sta roba qua, non lo so, magari dà fastidio a qualcuno che probabilmente voleva intervenire in futuro, non mi interessa. Finché sono seduto qua io ritengo di dover fare quello che secondo me è giusto, pensa, andando perfino contro a quello che mi dice una legge fatta dal mio presidente della regione, tu pensa un po', ma non me ne frega niente. Finché sono qua io ritengo di dover fare quello che io penso sia giusto. Se poi fra 5 anni, no? Fra 1 anno e mezzo, magari non mi ricandido nemmeno, che ne sai, però dobbiamo fare, secondo me, finché siamo seduti qua, quello che riteniamo giusto. Io questo lo ritengo doveroso e giusto. E se ti fai un giletto, da dove avverto questo senso? Abito qua. Sfortunatamente o fortunatamente per te, abito qua. E come a te non servono le analisi per capire la differenza tra la tariffa Fratelli e l'ISE e l'impatto che avrà sulle famiglie numerose, a me non servono le analisi per capire che le persone si sentono meno sicure stando nelle loro case o uscire a una certa ora, oppure andare al cimitero, oppure andare al mercato. Per me è più intelligente usare le analisi con i numeri quando si tratta della tariffa Fratelli e dei servizi scolastici che costano di più alle nostre famiglie numerose. Concludi, per te è più importante quello. Come? No, ti chiedevo di concludere. Poi ha detto che c'è un'altra roba, hai altro da aggiungere? No. Scusate, c'era il consigliere Corbella e il sindaco. Corbella, Movimento 5 Stelle. Leghisti, la figura criminosa della mendicità non invasiva appare costituzionalmente illegittima alla luce del canone della ragionevolezza, non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale, né la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica, con qualche riflesso sull'ordine pubblico, può dirsi invero seriamente posta in pericolo dalla mera mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto. Così dice la Corte Costituzionale nella sentenza. L'Italia è piena di comuni che hanno regolamenti che invece vanno contro
questo dettato, questa sentenza della Corte Costituzionale, che fanno cose come quella che voi proponete adesso, ivi compreso il fatto che l'avrà fatto Monza. Questo non toglie che siano illegittimi. Come funziona la legge in Italia? Che uno viene accusato di una cosa, la contesta eventualmente dicendo che è incostituzionale, la porta davanti a un tribunale, a quel punto gli viene data ragione. Non è che perché un comune fa un regolamento, strafottendosene delle sentenze della Corte Costituzionale, quel regolamento è a tutti i costi legittimo solo perché l'hanno fatto degli esperti. Saranno esperti ignoranti, saranno in malafede, non lo so. Però ve l'ho appena letta la parte della sentenza della Corte Costituzionale che ha successivamente portato all'abrogazione di quell'articolo della legge che dava l'illegittimità della questua. Per quanto riguarda tutto il resto di quello che avete detto, che hai detto, allora è chiaro che il sentimento di insicurezza è un aspetto esclusivamente soggettivo. Probabilmente tutti ci sentiamo più insicuri di fronte ai furti o peggio, probabilmente non tutti si sentono insicuri se qualcuno gli tende la mano facendo la questua. Ci sono varie reazioni. Quindi diciamo, poi è legittimo fare una mozione per portare la giunta, l'amministrazione, il comune a orientarsi più verso quelli che hanno più paura di tutto, che si sentono più insicuri di tutto, è legittimo. Non è legittimo spacciare questa mozione per un qualche cosa che arriva da aspetti oggettivi, perché la mozione stessa legge le reazioni della popolazione come gli pare, con la sensibilità che avete voi, magari non con la sensibilità che hanno altri. Quindi la mozione è legittima, uno può dire aumentiamo la sicurezza, infatti io prima ho premesso che su tutti gli altri aspetti della mozione non avevo particolari obiezioni. Avevo obiezioni su questo qui che è palesemente incostituzionale. Il dirmi che l'hanno fatto gli esperti è una risposta che fa ridere e il dire che è oggettivo questo senso di insicurezza è un'altra risposta che fa ridere. Una piccola cosa. Allora, tu, Emanuele, parlavi di posizioni politiche diverse. Io però direi che quelli non sono posizioni politiche diverse. Qui è proprio un discorso di verità. Cioè dobbiamo fare un discorso di verità, a prescindere dalle posizioni politiche, per la serenità del Paese. Allora, quando voi, di proposito, mettete insieme la sicurezza e il decoro, non fate un discorso di verità. Quando voi parlate di un dilagante senso di insicurezza, senza mettere uno straccio di numero, come diceva adesso il consigliere Covella, non fate un discorso di verità. Queste non sono politiche diverse. Questo discorso di verità si fa per la serenità del paese, lo ripeto. Prego, sindaco. Partirò dicendo che quanto detto dal consigliere Corbella è vero, in quanto la questua è stata derubricata da reato. Adesso potremo vedere se nel 96 o nel 99 comunque derubricata, ad eccezione di alcune situazioni, come giustamente ha detto, in cui la questua, per esempio, adotta lo sfruttamento di minori, allora in questo caso diventa reato e può essere perseguita. Detto questo, ovviamente, non essendo un reato, è, come dire, insignificante fare una ordinanza. Se l'ha fatta il sindaco di Monza, come dire, vedrà se quello che ha fatto va bene o meno. Però volevo fare un'osservazione, collegare la questua ai problemi di sicurezza. A mio parere, condivido un passaggio del consigliere Vergani, è scorretto. I problemi di sicurezza sono sicuramente altri e molto, molto più importanti. Questo non dice che, non mette in dubbio che i cittadini di Besana che frequentano il mercato possono avere un disagio dall'insistente richiesta di questua da parte di chi si trova sul mercato a fare questa attività. Certo, c'è un disagio. Ecco, far capire ai cittadini che c'è differenza tra un eventuale disagio e invece problemi di sicurezza ritengo sia un problema importante. Per esempio, bisogna fare dei distinguo. I ragazzi che si trovano a volte all'esterno dei cimiteri, dico a volte perché non ci stanno sempre, no? Ci stanno solitamente più
proprio perché li stiamo seguendo, proprio perché con i vigili tra l'altro stiamo girando, ci stanno soprattutto, ovviamente per ovvi motivi, il sabato, la domenica, per esempio, ci stanno di più in questi periodi in cui per le nostre tradizioni religiose e il nostro culto dei morti frequentiamo di più questi ambienti. Beh, ti posso assicurare che se andiamo sulla percezione individuale, ti può capitare che il sindaco di Besana, che risiede a Montesilo dai parenti lì, se va a trovare i propri parenti e trova un ragazzo che sta vendendo i fiori e cortesemente lo allontana dicendo: guarda, mi dispiace, te ne devi andare di qui, io sono il sindaco, non puoi vendere i fiori, subito dopo può essere avvicinato da una signora anziana che dice, te lo posso dire in dialetto visto che il dialetto ti piace, e però sindic, perché te le manda via dopo tu l'embrau bagai? Ecco, questa allora dovrei dedurre che sia una percezione diversa di questo, di questa situazione. No, non si può fare. Quando si può, è giusto che si intervenga con i metodi possibili per dire che non si deve fare, non lo si deve incentivare, ma lo si deve disincentivare. Lo stiamo facendo con gli strumenti che abbiamo, che sono i vigili, e però poi dobbiamo decidere riguardo alla sicurezza se, per esempio, è più importante che i vigili spendano il loro tempo ad andare a perseguire la questua davanti ai 7 cimiteri. Poi Besana ha questo grosso problema, che ha 6 cimiteri, e avendo 6 cimiteri fare il giro della questua ci va un pomeriggio per l'auto dei vigili. E di questo dobbiamo tenerne conto, perché poi io ritengo che quando uno da questa parte e razionalmente deve affrontare dei problemi di sicurezza, lo deve fare con raziocinio e deve calcolare i vantaggi e le perdite che certe azioni hanno. La metto in questo modo proprio tecnico e freddo, perché non voglio entrare da assessore sulla questione delle percezioni. Le percezioni dei miei cittadini sono sicuro che sono più influenzate, ma in maniera veramente pesante, per esempio dalle trasmissioni televisive, che non dalla presenza di questo anti sul mercato una volta alla settimana. Martellanti trasmissioni televisive sicuramente su questo ambito hanno dei risultati molto maggiori. Questa volta non lo dico per percezione, ma persone più esperte di me di comunicazione lo hanno asserito. Detto questo, c'è un passaggio che volevo avvicinare, poi farò anche magari qualche altro intervento. Presenza della polizia locale nelle ore dell'imbrunire sul territorio comunale. Allora, voi sapete che noi da quando siamo arrivati, già nel 2014, proprio al, diciamo, prima dello scattare dell'ora legale, perché statisticamente, ripeto, qui sono dati, statisticamente lì partono i casi, diciamo così, di furti in abitazione, perché l'oscurità li favorisce, noi partiamo per quanto possiamo con le mini pattuglie, in accordo con i carabinieri. L'accordo è che noi stiamo sul territorio, per capirci, con delle mini pattuglie che prolungano l'orario dei vigili dalle 7 alle 9 di sera, giriamo per Besana su zone indicate ovviamente ma volta per volta dai carabinieri, che rispetto ai giri che fanno loro ci fanno occupare degli spazi che loro quella sera non potranno occupare. Le facciamo nel limite del possibile, poi, perché questo tipo di servizio ha dei grossi problemi sul fatto che, dovuti al fatto che se la mini pattuglia viene fatta con lo strumento dello straordinario, che noi spendiamo fino all'ultima lira possibile, non ci costa nulla in servizi diurni. Se viene fatta e ogni vigile ha il diritto di poterla chiedere con il recupero, che vuol dire che quelle due ore che fa fuori dal suo orario ordinario li può recuperare poi durante l'attività mattutina, ci perdiamo due ore di un vigile sul territorio di Besana. E qui, quando uno si trova a fare l'assessore, no, ti dico, quando uno si trova a fare l'assessore deve un po' calcolare, perché ti faccio un esempio del problema della sicurezza, che è molto, cioè questo è un tema delicato, ma ne abbiamo di molti più ampi,
ti posso assicurare che quegli strumenti vaghi che tu hai citato, di strumenti in più che hanno preso la polizia locale, ricordo, grazie a un investimento che sicuramente nella storia degli ultimi anni di investimenti a Besane è stato uno dei più alti, perché poi i soldi, ci vogliono per fare queste cose, perché se le auto non funzionano non puoi girare, per esempio. Sulle telecamere volevo dire, per esempio, noi abbiamo già, multato 33 persone che circolavano per Besana in Brianza senza assicurazione. Ora, dal punto di vista della sicurezza, stabilire se questo è un atto di sicurezza o no, stiamo neppure a discutere, ma io penso che più ne prendo di questi, maggior certezza do ai miei cittadini, perché ho detto che la questo è noiosa e l'ho detto per primo nell'introduzione, non voglio negarlo. Ripeto, se vado al mercato c'è qualcuno che fa la questua, chiamo il vigile, cerco di farlo per quanto possibile allontanare. Ma la domanda è: più noioso il questante o un incidente con auto non assicurata? Questa è una bella domanda per i miei cittadini. Se io devo, c'entra, perché se non siamo sul territorio a rilevare queste cose, le percentuali di rischio di incidente con persone non assicurate si alza. Vado avanti. Bivacco. Ora, la parola bivacco ad oggi non l'ho ancora, esperita per quanto riguarda le situazioni sul territorio di Besana, se non riguardo ai casi davvero di persone davvero a disagio che dormivano durante la notte anche d'inverno per le strade di Besana. Ora, a me risulta che nella mia amministrazione precedente avevo fatto un ricovero posti letti che nessun altro aveva fatto prima. Ecco, quello evita i bivacchi su Besana. Tu hai la possibilità di prendere una persona e dire: non dormi per terra, col rischio che tra l'altro qualcuno, perché la cosa era nata così, che qualcuno durante la notte ti investa con l'automobile, con tutte le conseguenze del caso, ma vengono fatti i posti letti. Questo è un intervento serio contro il bivacco, perché altri casi di bivacco Besana io non li ho rilevati, non ne abbiamo rilevati fino ad ora. Proseguo. Possibilità di fermare le persone che fanno la questua. A volte viene fatto, se presentano però dei documenti poi li devi lasciare andare, perché se hanno i documenti sono a posto. Sorgono i problemi nel caso in cui non dovessero avere un documento, perché in questo caso l'investimento che si deve fare, è giusto che si sappia, è proprio una comunicazione che faccio da un punto di vista di forze dell'ordine, di polizia locale, di carabinieri, ha un suo peso sulla comunità. Allora, se disponibile, per dire che i metodi ci sono e si cerca di applicarli quando si riesce. Allora, se disponibile la stazione dei carabinieri di Siregno, l'accordo è: noi ci rivolgiamo ai carabinieri di Besana, i carabinieri di Besana con i vigili di Besana accompagnano alla verifica dei documenti a Siregno, se c'è disponibilità la si può fare a Siregno previa un accordo che gli assessori alla polizia locale e i corpi di polizia locale di Monza e Brianza hanno fatto con le stazioni dei carabinieri. Siregno è una di queste dove si può fare, altrimenti si deve andare a Monza, a Milano. Per avere un'idea, un'identificazione porta ad un costo, non dico economico, costo ore, preferisco fare quel discorso costo ore, almeno ci capiamo, di due agenti per una media di 4-5 ore. 4-5 ore vi faccio realizzare che quantificano due pattuglie e mezzo di quelle pattuglie leggere serali. Ecco, quando si sta organizzando la questione della sicurezza, si devono fare anche al tavolino con il proprio comandante, con i propri vigili e con i carabinieri, anche, e si fanno,
conti di questo genere, perché l'operazione sul territorio chiede impegno, chiede tempo, chiede ore di disponibilità, chiede interventi diversi secondo le varie capacità, e sicuramente sugli atti predatori le capacità e la tecnica, usiamo così, dei carabinieri, che anche in questa occasione colgo l'occasione, voglio ringraziare assolutamente per la grandissima disponibilità, in particolare il comandante Verrecchia, ci si siede e si lavora su queste cose. Questo per dire che mi è sembrata di cogliere vagamente la domanda: cosa fa il sindaco assessore per la sicurezza dei suoi cittadini? Si siede al tavolo almeno una volta alla settimana col maresciallo Di Besana e con lui concorda quello che si ritiene più opportuno fare insieme per la sicurezza dei cittadini di Besana. E mi sembra che questi accordi che si sono presi in questi anni dei discreti risultati li abbiano dati. Tornando al discorso sul mercato, sui venditori ambulanti, vengono solitamente allontanati. Per l'esattezza la cosa succede più o meno in questa maniera: siccome appena vedono avvicinarsi uno in divisa scappano, viene sequestrata la merce e viene portata via. C'è solo un caso che ci tengo a spiegare, di un venditore ambulante con autorizzazione, che solitamente vende diciamo nell'area, proprio qui nella zona del comune, si sta davanti alla banca, davanti al comune, davanti all'area del bar qui sopra. Questo signore ha la regolare autorizzazione di vendita ambulante. Anche lì, proprio perché è sorta questa questione sui venditori ambulanti abusivi, lo importuniamo un pochino il mercoledì, perché è giusto sapere le norme. Il mercoledì il venditore ambulante di questo genere deve stare almeno ad una distanza di quei 500 metri dalle bancarelle del mercato, e obiettivamente lui di solito è a meno. Anche in questo caso si cerca di allontanarlo. È evidente che appena il vigile va a fare un altro tipo di servizio, per esempio cerca di allontanare il pseudo parcheggiatore, che tra l'altro diverse volte è stato redarguito e allontanato, e posso dire, per capire, che sulle piazze e sul mercato ci si sta, risulta essere anche uno che indispone molto più degli altri, ed è stato richiamato diverse volte su questo atteggiamento. Dopodiché si allontana, arrivato al cimitero, ritorni su e le questioni vengono affrontate di volta in volta come si può. Io finisco questa prima mia parte dell'intervento, poi ho da comunicarvi altre cose che possono chiarire riguardo a questi argomenti. Consigliere Rivalcide. Alcide Riva. Torno sull'argomento se ci sono dati o no. Cioè, io ribadisco, definiamo qual è l'oggetto e cerchiamo i dati sull'oggetto, perché in realtà, secondo me, ripeto anche a Mario, non sono stati cercati i dati. Io adesso qua ho un computer davanti, mi sono collegato in internet e ti dico, basta scrivere sicurezza, indagini, e si trovano dei dati. Allora, io dico una cosa, sono d'accordo col sindaco quando dice: se alla televisione si continua a dire che il mondo è insicuro, la gente penserà che il mondo è insicuro, anche se non è assolutamente vero. Allora, intanto definiamo la sicurezza percepita dalla sicurezza reale, cioè da un pericolo reale e da un pericolo percepito. Allora, quello che dicevo prima io, se aumenta la spesa degli italiani in sistemi di sicurezza, e sta aumentando, ok? E non solo in Italia, nel mondo sta aumentando, vuol dire che la percezione, non sto dicendo che la realtà, la percezione della sicurezza, questo è un dato certo, cioè che la gente percepisca meno sicurezza, anche se non è vero, la percepisca, perché magari ne parlano sempre a televisione, ti bombardano, alla fine tu pensi di essere insicuro anche se non è vero. Questo secondo me è un dato di fatto, perché se uno spende in più quella cosa lì, cioè se ci spendo di più vuol dire che mi sento insicuro, se spendo i soldi in un sistema di sicurezza, ok? Poi questi sistemi migliorano o veramente ti proteggono? Decidiamo.
qua un sito internet di uno che li vende, fa vedere che dal 2000, grafico, dal 2006 c'erano furti e frazioni nelle abitazioni 141.601, nel 2014 c'è stato un picco a 251.422, un numero. Questo vuol dire che i furti sono aumentati, nel 2015 sono un po' diminuiti, non c'è la serie storica successiva, magari sono diminuiti, serve a loro per dire se è messo i sistemi di sicurezza diminuiscono. Siamo molto sopra comunque al 2006. Faccio un esempio personale. I miei genitori negli ultimi anni hanno subito due furti. Quando ero piccolo io, io non ho mai avuto le chiavi di casa, perché a casa mia potevo entrare, perché le chiavi erano sotto lo zerbino. Ok? Da quando sono aumentate le porte, hanno chiuso i cancelli, eccetera, eccetera, sono stati più furti. Quindi mi domando, c'è maggiore sicurezza reale? Non lo so. Certamente se la gente comincia a mettere i cancelli e fare queste cose qua e a mettere gli allarmi alle finestre, almeno la percezione è maggiore. Però io dico, notizie di questi giorni qua, sui giornali, ti dico, quando ero piccolo io, e questo ne parlo con le persone, quando ero piccolo io nessuno si preoccupava se i suoi figli andavano a scuola da soli, tornavano da soli. Oggi non solamente la gente non lo fa, adesso secondo il ministro... Reddito che avevi, perché i rapimenti negli anni 70 me li ricordo. Sì, vabbè, dai. Erano per cose diverse, era completamente diverso. Diciamo che la maggior parte della popolazione non si sentiva insicura e poteva camminava per strada. Adesso non solo c'è una questione di percezione, secondo me, perché io sono convinto che il mondo fuori sia molto più sicuro di quello che vogliono farci percepire, ok? E però il ministro ha detto... I ragazzi, anche le medie, non possono uscire da soli. E non, non solamente, se tu lo fai uscire da solo... ho capito, ma uno può anche mandarlo da solo. Ok, e in realtà in entrambi i casi non conta niente se tu percepisci o non percepisci sicurezza. Ti viene detto che il mondo è insicuro, perché questo ti dice il mondo fuori è insicuro, e se tu non pensi che è insicuro come genitore, tu... posso toglierti la patria potestà. Questa è la verità, perché in realtà può essere denunciato al giudice. Quindi in realtà è lo Stato che ti dice che il mondo è insicuro. Sì, volevo fare un ultimo intervento, perché visto che abbiamo detto di percezione e di realtà, volevo darvi alcuni numeri. Visto che sembra che l'assessore alla partita non... stia lavorando, se i numeri sono dei numeri, adesso li leggiamo, perché dopo tantissimo tempo, l'incontro con i carabinieri, quando l'abbiamo fatto? Nel 2015? Benissimo. È molto difficile avere i dati della questura, ma adesso i dati ce li ho e vi leggo. Allora, sì, da prefettura, scusate. Leggerò i delitti principali: furto con strappo, furto con destrezza, furto in abitazione, furto in esercizi commerciali, furto su auto in sosta, furto di veicoli. Anno 2013, io a fare l'assessore qui non c'ero, e poi ripeto, dal mio punto di vista non è neanche un discorso questo, ve lo dico anche alla fine, perché chiunque c'era qui, per me per quanto era capace e per quanto sapeva fare, ha cercato di fare il meglio per Besana. Comunque 232, 2013, 2014, 219, qui siamo a scavalto, metà responsabilità per uno, chi c'era qua, visto che è questo che mi sembra, Pozzoli, che mi stavi dicendo, che quello che abbiamo fatto in questi anni non ha dato risultati. 2015, 155, 2016, 155. Faccio notare che questi numeri dicono che nel 2015 e nel 2016 questi tipi di furti sono stati ridotti. Poi potrete dire che per fortuna non c'è problema, ma anche grazie al grosso lavoro, ripeto e ringrazio il maresciallo di Besana Verrecchia e tutti i suoi uomini, grazie al mio comandante e ai miei vigili, e li ringrazio, grazie a tutti coloro che segnalano
che segnalano a qualsiasi cosa succeda a Besana, grazie all'attenzione anche dei consiglieri comunali che hanno portato spesso le discussioni sulla sicurezza qua dentro, comunque sono diminuiti del 33%. Questi sono dei numeri. Faccio un esempio. L'esempio che tu hai fatto sul fatto che una sera, ed è vero, sia stato fatto uno scippo a chi stava facendo in realtà un atto di spaccio, è vero, però ti faccio notare, perché ce li ho qui davanti, spaccio di stupefacenti, non c'è praticamente di variazione, però se guardiamo i piccoli numeri, 2013, 2, 2014, 2, 2015, 0, 2016, 1, quindi è costante, c'era prima, c'è adesso, anzi io direi su questo tema davvero alziamo ulteriormente il tiro, sono sempre in contatto sul maresciallo, perché il fatto che Besana non sia, come dire, forse un luogo tra i commercialmente più usati, non vuol dire che questo problema degli stupefacenti non ci sia a Besana, c'è a Besana come da tutte le altre parti, e con il maresciallo su questa cosa stiamo lavorando in maniera molto molto attenta. Non dobbiamo mai abbassare il tiro, non dobbiamo mai abbassare il tiro. Quindi voglio dire, questi sono dei dati, sono numeri della prefettura che stranamente mi ha dato anche il 2016, cosa che non avrei mai immaginato. Questi sono dei dati di fatto. Su questi mi sento di dire che con tutti i limiti che possiamo avere, con tutte le difficoltà che possiamo avere, con tutte i miglioramenti che comunque, grazie agli stimoli che ci dà e fa bene a darci il Consiglio Comunale, noi cercheremo di portare avanti. Ecco, spiace che non si colga il nostro impegno da parte di alcuni consiglieri. Dopodiché, che si possa migliorare, siamo qui e spesso vi assicuro che le cose dette anche qua dentro sono state molto utili, quindi è giusto che ci siano queste discussioni, sono state utili per migliorare l'attività svolta dalla nostra polizia locale, e dialogando anche magari favorire il lavoro dei carabinieri. Questi sono numeri. Poi ragazzi, sui numeri ditemi voi se non valgono più neanche i numeri della prefettura, a sto punto non vale più niente. Ecco, invito, colgo l'occasione, mi rivolgo adesso ai cittadini per invitarli comunque sempre, per qualsiasi cosa che ritengano in qualsiasi modo più vago possa fare riferimento alla sicurezza, a fare il numero di telefono dei carabinieri, e se è durante il giorno anche della polizia locale, perché è l'unico sistema che c'è per cercare di affrontare le cose. Proprio quello scippo è stato preso perché quella sera la signora che era stata scippata ha subito chiamato la polizia, ha chiamato i carabinieri, e i carabinieri erano in zona, sono intervenuti e hanno arrestato la persona che aveva fatto questo reato. Ecco, io ripeto, con il massimo impegno, con la massima disponibilità, inviterei a, come dire, davvero di fronte alle cose, mai sottovalutarle. Ripeto, sono convinto anch'io che quello del mercato sia un disagio per i nostri cittadini, che si debbano usare gli strumenti opportuni per poter far fronte anche a questo tipo di disagio. È un disagio però che nulla, fortunatamente per ora, ha a che vedere con la sicurezza. Anzi, fatemi dire un'altra cosa. Sul mercato spesso, magari la gente non si accorge, ma sul mercato passano contemporaneamente carabinieri e vigili. Non è per far fronte alla questa, ve lo dico, è per far fronte al problema del tacchinaggio. Perché sembrava si stesse avendo delle situazioni di questo tipo, e subito per almeno due o tre mercoledì carabinieri e vigili insieme, sempre coordinati, sono intervenuti. Devo rispondere? A chi devi rispondere? A Marco. Vabbè.
No, volevo dire a Marco che a me dispiace che mi dica che gli fanno ridere le cose dette qui. Lo dico io perché per quello che ho dimostrato l'altra sera in commissione, per l'interrogazione che ho presentato prima, per l'interrogazione che ho presentato, che discuteremo dopo, secondo me dire che qualcosa che viene discusso qua fa ridere Marco non è bello. Noi stiamo scherzando qua. Stiamo facendo una cosa bella, stiamo rappresentando i besanesi, ognuno di noi nel suo piccolo li rappresenta. Per cui magari posso capire che sei stato preso dalla foga. Però dire che fa ridere quello che dice una... Io, a me non fa mai ridere quello che dici tu, io lo ascolto sempre. Anzi, ti dico di più, ci sono alcune tue osservazioni che io mi sono segnato e che mi sono ripromesso di riproporre nel programma elettorale che farà il mio partito nella prossima volta. Per farti un esempio, vuoi che te ne dico una? Il bilancio presentato in modo più chiaro, per farti un esempio. Vedi che mi ricordo. Sulla cosa sono d'accordo con Sergio. Facciamo attenzione a quello che diciamo qua. Io nel mio piccolo cerco di farlo. Per cui anche se magari ti fa ridere, pensaci. Perché quello che dici tu a me non fa ridere. Io ci penso sempre a quello che mi dici. Magari ho fatto una pistolata copia e incollare la mozione di Monza, ci penso. Però ripeto che l'obiettivo non è stracciarsi le vesti sul DASPO, è spronargli a fare qualcosa di più. Quando dici, Sergio, che non si coglie l'impegno, io ti dico che fossimo noi da quella parte lì, ci doteremmo di un maggior numero di strumenti, ma anche per dare il senso dell'impegno dell'amministrazione comunale sul territorio. Ti faccio sempre l'esempio di Monza, che col cambio di amministrazione ha voluto dare il senso ai propri cittadini di una maggiore presenza, facendo anche qualche sgombero, andando a intervenire nella zona della stazione che era diventata ormai pericolosa, e quello va riconosciuto. E registro anche che, a differenza di Mario, tu capisci e cogli che c'è un disagio al mercato e che evidentemente allora non è soltanto di quello sprovveduto di Pozzoli che deve incendiare per forza, è evidente che lì c'è un disagio. Visto che ho usato questo termine, tu lo uso anch'io e lo faccio mio. E quello che vi cerco di dire, non mi aspetto che mi votiate la mozione, però la porto lo stesso perché, ripeto, finché sono seduto qua, porto qui quello che penso, è che sia necessario fare qualcosa di più, un pochino di più, rispetto a quanto si è fatto. Se non ci fosse il problema della sicurezza, tra l'altro c'è un articolo del Cittadino della settimana scorsa che dice che la provincia di Monza e Brianza è nona in Italia per i furti, che ci sono quattro volte i furti della provincia di Napoli. Vabbè, quelli sono altre statistiche che magari eventualmente manderò a Mario per email. Però, come? Sì, no, certo, ci mancherebbe. Infatti, io immagino che quelli però siano le denunce registrate. Vabbè, comunque. E tante volte ormai... No, certo, sono i dati su cui si fa... Va bene. Sono i dati su cui si fanno le statistiche, ok? Tante volte, purtroppo, non faccio battute, Assessore Beretta, perché se dobbiamo parlare di dati, li vediamo ancora quelli del... Va bene. Posso? No, perché non ho ancora finito. Ok. Va bene. Tanto non rimane verbale, non c'è il microfono acceso. Per cui concludo, volevo solamente rispondere a Marco e a Mario e al sindaco. Van benissimo gli strumenti che sono stati dati, soprattutto le telecamere che rilevano le targhe rubate e l'assicurazione sulla scia di quelli di Veduggio. Ottima la collaborazione dei carabinieri che sono disponibili, l'ho attestato anch'io personalmente, che sono incredibilmente disponibili. Come? No, sei domani, ti hai detto cosa sta dicendo? Sei domani. Le telecamere che verranno messe su via Le Kennedy, se non ho capito male, che ci sono già, fanno la stessa cosa che fanno quelle di Veduggio all'ingresso di via Le Zara, cioè rilevano targhe rubate e targhe che non hanno l'assicurazione. Queste sono le collaborazioni che hanno senso, secondo me, cioè calibrarsi con i comuni limitrofi sugli accessi e andare a prendere. Però, l'ultima volta lo dico, è necessario, secondo me, da parte dell'amministrazione comunale dare un senso fisico, tangibile
alla popolazione, della presenza dell'amministrazione comunale attraverso gli strumenti che ha, che sono anche fisicamente i vigili urbani, la polizia locale, lì dove c'è un maggior senso di disagio, visto che è usato questo termine. E se serve mandare due vigili urbani a Monza o a Milano per andare ad identificare una persona, secondo me bisogna, si deve fare. Non è una, è una possibilità. Tu ritieni che non sia doveroso, io ritengo che lo sia. E questa è una delle differenze per cui siamo qua seduti da parte opposte. No, scusa. Sì, un attimo. Facciamo un attimo rispondere brevemente a, al consigliere Corbella, per non fare poi il ping pong su questa cosa, perché sennò... No, non so giocare a tennis. No, io infatti non ho detto in termini assoluti e generalizzanti che fa ridere quello che si dice in un consiglio comunale, nel nostro consiglio comunale. Ho detto che la tua risposta, che quello che hanno fatto a Monza era regolare e legittimo perché l'hanno fatto degli esperti che ne sanno più di te e di me, mi faceva ridere come risposta. Assessore Beretta? Luciano. Non so cosa... Luciano Beretta, assessore, cioè non so come faccia lei a ritenere che faccia delle battute su un articolo che dicono la stessa identica cosa avendo letto lo stesso articolo. L'articolo diceva esclusivamente che i dati erano fatti sulle denunce acquisite. Naturalmente si dava anche un termine di paragone dicendo che forse in alcune zone d'Italia le denunce sono mediamente più basse rispetto a quelle che vengono fatte in questa parte d'Italia, cioè a nord. Ciò non vuol dire, e io sono d'accordo con il sindaco, che la guardia vada abbassata, che non ci possa, non ci sia disagio. Guardi, io al mercoledì, tutti i mercoledì mi ripropongo di fare un giro al mercato e di sicuro, mi creda, almeno due persone di quelle che lei ritiene siano stiano facendo la questua, di sicuro le allontano ogni mercoledì, specialmente quando vedo e sto a guardare che insistono con persone più deboli, e questo lo faccio tutti i mercoledì. Giustamente sono d'accordo anch'io che se ci fosse la possibilità di limitare il fenomeno, però vorrei chiederle, consigliere Pozzoli, quando lei dice no, allora, di limitare il numero dei questuanti, cosa vuol dire? No, cioè, limitare, cioè diminuire, no, non limitare, diminuire il numero dei questuanti, perché non l'ho capito. No, scusi, poi le faccio un'altra domanda, così almeno mi risponde in un'unica versione. Quello che io ritengo, dopo aver letto la mozione, è di non aver capito se si debba fare una differenza sulla richiesta dell'ordinanza sindacale riferita alla sicurezza in generale o al disagio portato da accattonaggio, questua e vendita abusiva. Cioè, se mettiamo tutte assieme, penso che ci siano dei modi diversi per poter operare. Cioè, una questione di sicurezza non può essere affrontata, io ritengo, in un modo completamente generale. Ci sono degli strumenti diversi. Quando il sindaco ha citato sui reati, ci sono strumenti, modi e coordinamenti diversi per affrontarla. Rispetto a queste cose c'è un modo diverso di affrontarli. Quindi non ho capito se devo, nel caso dovessi, non è mia facoltà votarla oggi perché non sono consigliere comunale. Vorrei capire, nel caso in cui mi fosse data la possibilità di votarla, e comunque anche se non la voto, in giunta comunque anche il mio parere viene considerato. Quindi, se nel caso mi debba considerare tutto nell'insieme o mi debba concentrare esclusivamente sulla parte questa, vendita abusiva e disagio provocato dall'accattonaggio. Grazie. E infatti consigliere Pozzoli, Lega Nord. Infatti ho chiesto lui. No, ho chiesto lui. No, grazie per la puntualità delle domande. Primo punto, come si fa a diminuire? Ed è pertinenza tua, perché sei in giunta, per cui è esattamente il punto, cioè fossi seduto io lì al posto tuo, fossi vice sindaco, cosa farei? Darei mandato alla polizia locale ogni mercoledì di andare a prendere una persona, di farle perdere quello che dicevamo la volta scorsa, una giornata intera,
portando la monza, facendola riconoscerli, facendogli perdere il guadagno per un mese, due mesi, tre mesi, fino a che non si presenta più. Questo vuol dire ridurre il numero. Non l'ho inventato io, non sono Alibaba, l'ha inventato, te lo dico, mio suocero, che faceva l'assessore alla sicurezza nel suo comune, e con questo metodo, con lo stesso numero di abitanti, incredibilmente lo stesso numero di polizia locale, è riuscito piano piano ad intervenire sul numero di questuanti all'interno del suo mercato comunale. Tradurle in azioni, e ti ringrazio per la domanda perché mi permette di chiarirlo, in azioni, l'intento della mozione è la cosa che più mi piace. Cioè è una questione, quello che dicevo all'inizio, è una questione di volontà. Deve esserci la volontà dell'amministratore che dice alla poliziotto locale: fa niente se mi perdi una giornata. Fa niente. Sono due visioni diverse. Poi ci sono i problemi che dicevi tu sul recupero. Quello va strutturato a monte, ma niente è impossibile. E soprattutto, se ho la volontà di fare una cosa, mi siedo con calma, l'affronto e poi sviluppo quanto ho deciso di fare. Mi costa, va bene, siamo qui per questo. Siamo qui per questo, è un altro modo di utilizzare i soldi dei cittadini. Io vorrei risparmiarli su altre cose su cui invece voi volete spenderli, e vorrei spenderli su altre cose su cui voi invece ritenete di dover risparmiare. Il secondo punto, invece, è quello se considerare insieme o no. Nel dispositivo sono due punti distinti, intanto, nella delibera, quello dell'ora e dell'imbrunire. Però il senso di presenza dell'amministrazione comunale sull'argomento della sicurezza passa da tutti e due gli aspetti, quindi dalla presenza al mercato, dalla presenza ai cimiteri, dalla presenza all'incrocio e dalla presenza non a fare le pattuglie, secondo me, altro punto che traduce in azione l'intenzione, ma a fare i posti di blocco della polizia locale. Questo me l'ha detto uno che ha fatto il comandante, anche questo non mi sono inventato niente, me l'ha consigliato uno che ha fatto il comandante a Pisana per tanti anni e che fino a poco tempo fa stava seduto lì. Lui mi diceva, secondo me sarebbe meglio fare i posti di blocco, giusto o sbagliato non lo so, però un pochino della sua esperienza, io il carabiniere non l'ho mai fatto, io un pochino dell'esperienza di uno che ha fatto il comandante, tra l'altro sul mio paese un po' di fiducia gliela do. Diceva di fare i posti di blocco, quelli dei controlli normali, in certi punti critici, fermando le macchine che più destavano sospetti. Poi lui, sono sicuro, o meglio, anche la Vignale in genere, hanno un pochino più di attitudine a riconoscere. Però questi sono alcuni degli strumenti. Infatti l'ultimo punto dice anche la commissione, secondo me, servirebbe soprattutto per valutare dopo un po' di tempo l'efficacia degli strumenti, e se non funzionano quelli che vi ho proposto, li cambiamo, non c'è problema. Però semplicemente, come dicevo all'inizio, l'intenzione è quella di aumentare un pochino di più quello che si fa, perché secondo noi al momento non è sufficiente. Si è già parlato troppo, secondo me, di sta roba stasera, però ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di tradurre in azioni concrete quello che avremmo fatto noi trovandoci lì. Allora, chiudi il sindaco. Sì. Allora, aspetta, allora facciamo Vergani, dopo chiude il sindaco e poi mettiamo in votazione. La dichiarazione di voto, che ovviamente è contraria alla mozione. Ora penso che i cittadini che ci hanno sentito hanno capito perfettamente che i numeri che il sindaco ha presentato dimostrano che questa mozione è totalmente priva di fondamento, che la mozione guasta il clima sereno che c'è a Besana ed ha come finalità, come dicevo prima, quella di portare a casa una manciata di voti in più. Sindaco Sergio Cazzaniga. Sì, volevo dire che al di là delle sfumature che possono esserci nel modo di esprimerci, io condivido pienamente quanto sostenuto dal mio capogruppo Mario Vergani, cioè questa sera, che le cose vadano individuate con attenzione per quelle che sono, altrimenti si perdono energie necessarie per colpire nel modo più giusto i reati più importanti, visto che parliamo di sicurezza. Ripeto, questi dati, come avete visto, assolutamente sono un dato di fatto. Ripeto, in dati statistici dire il 33% in meno di reati negli anni in cui siamo qui, perlomeno vuol dire, io non voglio dire che stiamo facendo
stiamo sconvolgendo il mondo, ma perlomeno vuol dire che quello che ha detto il Pozzoli, cioè che lui farebbe altre cose, in questo momento mi sento di dire ai miei cittadini, continuo a fare quelle che faccio perché a quanto pare per ora stanno dando risultati. Quando cambieranno questi risultati probabilmente penserò che sto spendendo male i soldi dei miei cittadini e cambierò modo di, come dire, di intervenire e di far lavorare in questo caso il corpo della polizia locale, perché è quello che mi pertiene. Allora, mettiamo in votazione la mozione numero 26971 del 20 ottobre 2017 del gruppo consigliare Lega Nord. Voti favorevoli? 3. Contrari? 11. Astenuti? 1. Passiamo all'interrogazione 25748 del 10 ottobre 2017 del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulle tempistiche di realizzazione di un'area di sgambamento cani. La parola al consigliere Corbella. Corbella, Movimento 5 Stelle. Premetto che l'interrogazione nasce perché per l'ennesima volta sui social network ho trovato diversi proprietari di cani che si chiedevano se esiste, perché non esiste, quando mai potrà esistere un'area sgambamento cani. È un tema che abbiamo già trattato diverse volte, anche in consiglio comunale, anche in qualche commissione, anche nelle assemblee cittadine, nelle frazioni, però l'ho fatta perché credo che il consiglio comunale sia la sede migliore, perché a questo fa capo tutto il territorio. Quindi la leggo. A fronte delle ripetute affermazioni di volontà di predisporre un'area cani entro i tempi della presente amministrazione, a fine periodo estivo ancora non si conoscono né le tempistiche precise né il luogo prescelto e quindi quale sia il progetto attuativo. Stante la prossima revisione del piano di governo del territorio, che potrebbe portare di conseguenza un notevole allungamento dei tempi realizzativi dell'area cani, si chiede di conoscere con precisione qual è l'intento dell'amministrazione comunale in merito. Grazie della risposta. Assessora Cecchetti. Sì, allora io confermo pienamente la volontà dell'amministrazione di dotare la città di Besana Brianza di un'area cani entro la fine del mandato, tant'è che è stata inserita all'interno delle migliorie di Arca, le migliorie che ha offerto in sede di rinnovo del contratto, per cui la volontà c'è e permane. Il luogo è stato individuato, sarà l'area che c'è a fianco del palazzetto dello sport di Villa Raverio, per intenderci. E ripeto in consiglio comunale quello che ho detto alle persone che sono venute a chiedermi privatamente o pubblicamente quando sarebbe stata effettivamente realizzata, ed è entro la fine del mandato. Io rassicurazioni non ne ho mai date a nessuno. Ecco, una cosa che mi piacerebbe fare, anche su consiglio del sindaco, è in occasione o prima dell'inaugurazione, della creazione di quest'area cani, fare magari degli incontri tra cittadini, con i veterinari, con le autorità preposte, per una sorta di incontro su come si vive con gli animali, cani o altri domestici che siano, e stabilire una serie di regole, di comportamenti, di buone pratiche, oltre che l'area cani, perché poi sì, si dota il territorio di Besana di un'area sgambatura e poi magari si dimenticano altre cose riguardanti gli animali. Ecco, comunque confermo pienamente la disponibilità. Per completezza ci puoi dire quant'è la spesa prevista che avete inserito? Mi pare, ma potrei sbagliare, che siano 5.000 euro, ma non è lì che finisce, cioè nel momento in cui dovessimo di fronte a un progetto renderci conto che la spesa sarà maggiore, se necessario la integreremo. Ad oggi mi pare, ma ripeto, non sono certa che siano 5.000. Passiamo alla seconda interrogazione, la numero 26078 del 12 ottobre del gruppo consigliare Lega Nord, Emanuele Pozzoli. La leggo io. Considerato che nelle scorse settimane sono stati eseguiti lavori di miglioramento della rete di distribuzione dell'acqua potabile in via Sant'Ambrogio e che sul numero 238 del Besanese, nella pagina gestita dal gruppo politico con Sergio Cazzaniga sindaco, viene testualmente riportato:
Anche quest'estate l'amministrazione ha accelerato il passo portando a compimento importanti lavori pubblici come, tra gli altri, la nuova rete idrica in via Sant'Ambrogio a Vergo. Si chiede se corrisponda al vero l'affermazione: anche quest'estate l'amministrazione ha accelerato il passo portando a compimento importanti lavori pubblici come la nuova rete idrica in via Sant'Ambrogio a Vergo. In particolar modo, se corrisponda al vero che la nuova rete idrica sia un'opera pubblica realizzata, progettata e finanziata dall'amministrazione comunale. Sindaco. Sì, poi magari se si può dire. Vabbè, è giusto che l'intervento è stato fatto da Brianza Acque, ovviamente in uno scritto che era uno scritto di carattere politico, immagino che poi è qui me lo confermerà, immagino che in questo caso il capogruppo, come dire, nel mettere in fila una serie di interventi ne abbia aggiunto uno che non era fatto direttamente dal comune. C'è da dire una cosa però, che lì così va messo in evidenza, probabilmente mi avesse contattato, gli avrei consigliato di mettere in evidenza che grazie alle ottime relazioni, ai continui contatti tra l'amministrazione comunale, Brianza Acque, un altro intervento importante è stato portato a casa a Besana. Se la giriamo in questa maniera la frase rimane pertinente, perché il lavoro che si fa è di riuscire, come dire, ad investire dei soldi nuovi e mantenere delle buone relazioni esterne che permettano nel maggior modo possibile di far collaborare le aziende condivise dalle amministrazioni comunali in tutti i territori e anche quindi con interventi importanti per Besana Brianza, visto che quello in quella zona tra l'altro è importante, perché siamo anche in una zona dove come dire, abbiamo davvero delle difficoltà riguardo al, come dire, al consumo di acqua, in particolare nei momenti estivi. Così magari può cogliere l'occasione Pozzoli, che è sempre così preciso nel dire, ma il sindaco non lo sa, o la Cecchetti non lo sa, che le pressioni dell'acqua sono importanti. Quest'anno, anno in cui la siccità è stata particolarmente sentita, no, da parte di tutti, la distribuzione dell'acqua Besana non è andata così male. È chiaro che in questo caso ringrazio Brianza Acque, però allora quando non arriva l'acqua la colpa è del sindaco, quando arriva l'acqua il merito di Brianza Acque, mettetevi d'accordo. No, scusami, però e così è proprio un rigirarla. È mancata l'acqua comunque a Vergo Zoccolino questa estate. Mi sembra che questa sia la sera dei rigiramenti, guarda. Come? Questa mi sembra proprio la sera dei rigiramenti, tutti stiamo rigirando. Allora, è stata detta una cazzata sul besanese, che chi siede qua non può permettersi di dire, per quanto mi riguarda, va bene. Per cui se devi dire che la sera dei rigiramenti, l'hai appena fatta una anche te. È un peccato veniale, va bene. Però le cose false non vanno scritte. E un'altra cosa mi piacerebbe, che ci fosse scritto anche il nome su chi scrive gli articoli. Non so perché, da qualche numero non succede più sugli articoli del besanese della parte politica. Così almeno si sa esattamente chi scrive cosa. Per la pagina della Lega sono io che li scrivo. Chiedo a Sara, per favore, di rimetterli. Non so come mai è stata tolta. I nomi su quel numero lì e su alcuni precedenti non c'erano più, ti chiedo per favore di ripristinarli, mi sembra una questione di correttezza. E comunque scrivere cose false non va bene, perché può sembrare una cazzatina, un peccato veniale, però poi se ti trovi di fronte uno diverso da me e non lo faccio, che ti mette insieme tu che scrivi una cosa che non avete fatto, che avete fatto, magari un consigliere, un presidente di commissione che non ti convoca da un anno la commissione, più altre inopportunità che questo consiglio comunale inizia a presentare questa sera, ne prendo atto, uno potrebbe anche ricamarci. Io non sono così, non lo faccio, perché io le palle non le racconto, sono cose distinte e sono bucce di banane su cui si scivola con un po' di facilinoneria. Però per favore state più attenti, è solo questo che vi sto chiedendo. Allora, usare i termini sono importanti, no?
perché altrimenti dentro qua noi facciamo quello che dici tu, cioè nel senso che tu interpreti sempre quello che facciamo. Cioè, l'intervento di Corbella non voleva assolutamente deridere il lavoro del Consiglio Comunale, in un passaggio ha citato il fatto che dire una cosa così può far ridere e subito ha interpretato. Non sono interpretazioni. Dire che è falso e dire che è stata fatta una come dire, inesattezza, certo, è un'inesattezza, sì, è un'inesattezza, che però, insisto, mette in evidenza comunque l'attenzione nelle relazioni con certi enti di compartecipazione comunale come Brianza Acque della presenza, perché Brianza Acque ha fatto via 4 novembre, ha fatto quell'intervento lì, stiamo lavorando per altre cose, quindi vuol dire che l'amministrazione, in questo caso i complimenti vanno all'assessora Cecchetti che è dei lavori pubblici, sta lavorando bene con Brianza Acque. E la domanda tua è semplice, l'avete fatto voi? No, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto Brianza Acque. E basta, e quindi è un, come dire, è un errore, certo. Se vuoi, se poi lo riterrà il capogruppo, farà, che ne so, un passaggio di correzione nel prossimo intervento che fa. Sembra diverso, se questo fosse stato scritto, allora avevi ragione, fosse stato scritto non nello spazio politico, ma nello spazio, come dire, dell'amministrazione. Sara Sironi. Scusa, no, giusto per rispondere a Emanuele. Forse è cambiata un pochino la veste grafica, ma le firme ci sono sempre state. Sì, sì. Allora, io adesso ho controllato ottobre perché di questo stavi parlando, cioè dell'ultimo, ma ci sono tutte le firme. Cioè, c'è la dicitura di quando si ritrovano i... No, sto parlando delle colonne dei gruppi politici. Cioè, ci sono le diciture del quando ci si ritrova o della mail... E sotto c'è una striscetta con il nome, con le firme di tutti i gruppi. Ok, allora chiudiamo qui il Consiglio Comunale. Ricordo a tutti i consiglieri comunali le celebrazioni del 4 novembre nelle varie frazioni e domenica a mezzogiorno in piazza in Comune Besana. Buonasera a tutti.